la base però, aspetta un secondo però, scusa. Aspetta, sentiamo prima cosa, allora, poi dopo celebriamo questa sua. Non c'è niente da celebrare, sono allora, felice per gli amici ricchioni, allora, ma allora, tra parentesi, si chiamano ricchioni intanto. Okay. Marco, no, quando me l'ha raccontata era anche compiaciuto, quindi la cosa no, sentiamo. Io sarei dai, mangia cazzi, racconta, allora, dai, si stava, come mangia cazzi? Si stava parlando di follower di Instagram. Ciucciabellini, tuo padre mio. Dai, culo sfondato, racconta. Dai, allora, dai. Finocchiazzi, si stava parlando di followers. Uno dice, cazzo, a volte quando non posto... In goi almeno? Quando non posto, prendo più follower di quando posto. Giusto, succede a tutti. Prego. Sì, ma veri, non venezuelani, veri. Dico. Allora, raccontiamo che il tuo Instagram è coperto di foto di te. Che sì, che faccio cose inutili. Roba familiare. Ho messo una foto, l'8 settembre, ho messo una foto con dei tatuaggi fatti da mia figlia. Sai quelli del decalcomanie? No? L'ho vista, sì. Vado a guardare gli insights, cioè le statistiche, e vedo che da un sito esterno ho preso 11.000 visualizzazioni, che è tantissimo per una foto, per me, per i miei soldi. Cioè, sei tu a petto nudo che ti guardi un capezzolo. Ci sono io a petto nudo che mi guardo il capezzolo e ho scoperto che la foto è stata postata, cioè ripostata, ripubblicata con link su una pagina di omosessuali. che sotto hanno scritto cosa? Che hanno scritto, mi hanno dato del filf, che sarebbe father I'd like to fuck, del padre da scopare. No, cioè il filf sarebbe il milf maschio, maschio, sì, il dilf. Ma sì, fai che non ti hanno scritto? Sì. No, la cosa inquietante è guardare i profili di queste persone. Pensa, scusa, fermati un secondo, pensa, dammi la base giusta, Pippo, vediamo se mi capisci. Pensa Fabio, adesso tu nella tua testa devi immaginare che quelle 11.000 persone che hanno visto la tua foto si sono segate guardandoti. Pensa, madonna mia, che ansia. Sono andate sul profilo chiocciola Fabio Alisei su Instagram. Sì. E hanno commentato con toni anche, diciamo, un po' accesi. La cosa inquietante ti sfondere il culo. Esatto, guardare queste persone magari di 60 anni, magari un po' pelate, magari molto froce. Ma è maschio. Cioè, sai Fabio, vorrei fargli sbattere le palle sul culo. Allora io posso dirti una cosa, Fabio, prima di tutto il tuo atteggiamento è sbagliato. Mi sono sentito un uomo oggetto. Che, cioè io li capisco perché sei veramente un bel frocio. Ma non sono frocio io! Non sono frocio io! Allora, la Carrà è un'icona. Sai che sei veramente. Guarda, ha ragione Paolo, sei una bellissima icona gay. Cioè io adesso. Ma questo io sono felice che hashtag loro si amici, cari ascoltatori, allora, famiglia dello zoo. No, rivolgiamoci ai nostri ascoltatori gay. Esatto, abbiamo un sacco di amici gay che ci ascoltano. Tantissimi. Allora, comunità omosessuale all'ascolto, che è quella che è un umorismo che ci ascolta, che sa che noi siamo gay friendly. Allora, se potete prendere le foto di Alisei e spammarle su. No! Ma no! Su tutti i portali gay! No! Allora, questa non è stata spammata, è stata impeddata. Con chiocciola Fabio Alisei, giusto? Allora mandiamo tutti i follower a Alisei Ricchioni. Ci fate una cortesia. Allora, l'hashtag è Alisei. Amici Ricchioni. Alisei è un gran bel gay. No, ma io non sono un gran bel gay. Io sono eterosessuale. Poi se zitto, puttanella. Cazzo, guarda che essere un'icona è una roba figa. Ho capito, ma a me può anche far piacere. Sacco a pelo per i cazzi, stai zitto. Io sono eterosessuale. No, no, tra l'altro, bene. Adesso se un giorno entri in uno di quei bar un po' equivoci, non ci entri e trovi un tuo posto. E qua ci vuole Mike. Dai, qua ci vuole. Io non metto pantaloni senza culo. Comincio io. Hey. Maccio, hey. Uova in testa, culo Maria Dance. Maccio, non mi piace neanche ballare. Barbara Streisand mi fa schifo. Alisei lo prende in culo. Domani Squalo fa la song. Detesto la Carrà. Alisei è la nuova icona gay di Milano. No, dai, no, i messaggi degli amici. Arriva. Gigi e Ross. Allora, due ricchione. Allora. Ciao Gigi, anche voi aiutateci a portare avanti sta cosa. Ma no, dai, ricchione, però scusami, per favore, spostati un secondo, fammi parlare. Penso adesso se uno deve passare. Che bello smalto che hai fa. Ma vaffanculo. Che borsa vorresti per Natale? Preferisci Gucci o Louis Vuitton? No, dimmi, così voglio una carpisa. Ci attrezziamo. Voglio una carpisa dipinta di vagine. Pensa che me lo stanno scrivendo a me mi scrivono. Oh, salutami il tuo collega frocio. Ma pensa, non so, allora, io ho grande rispetto per i froci, ma a me piace la figa. Guardate, il mio Instagram sono solo fighe. Ma le fighe ci penso io. Guarda che Ricky Martin comunque a un certo punto era pieno di fighe così, ma dai, parliamo d'altro. 105.5.